concerto realizzato da artisti e artiste, persone sorde, portatrici di impianto cocleare, che sarà destinato anche a un pubblico di persone sorde portatrici di impianto cocleare. Oggi viene ripristinata qui, nell'auditorium RAI di Torino, una tecnologia messa a punto dal centro ricerche nell'ambito del cosiddetto progetto Beethoven, che consente alle persone sorde portatrici di impianto cocleare un perfetto ascolto della musica. I colleghi del centro ricerche RAI hanno messo a punto un anello che si chiama induzione magnetica, lo dico, un filo speciale che si mette intorno a una serie di poltrone dell'auditorium e consente alle persone sorde portatrici di impianto cocleare sedute in quei sedili all'interno dell'anello di sentire perfettamente la musica. E io nel 2012 ho smesso di suonare perché la mia ipoacusia è via via peggiorata fino a quando ho perso l'udito. E nel 2016 sono stata impiantata e grazie all'impianto cocleare sono riuscita non tanto ad acquistare l'udito, ma a riacquistare soprattutto l'orecchio assoluto. E se sono qui è proprio perché voglio ringraziare le persone che hanno reso migliore, continuano a rendere migliore la mia vita uditiva, che oggi è proprio ricca di suoni e di armonia, soprattutto interiore. È stata una grande sofferenza, non poter sentire più, e un avvilimento generato dal senso di impotenza, e sapere di perdere l'udito e non poterci fare nulla. Però sono stata forte e ho avuto il coraggio di sottopormi a questo intervento. Forse una delle prime volte in cui si porta a un pubblico esteso, quale può essere quello nazionale, l'informazione che non solo è possibile recuperare i soggetti sordi gravi con degli strumenti sofisticatissimi, ma è possibile restituirli a un mondo professionale che ha come centralità proprio l'udito. Ci siamo accorti che il training che si otteneva con l'utilizzo delle parole viene addirittura accelerato inserendo l'identificazione delle note, degli intervalli tra le note, e quindi rendendo ancora più efficiente la capacità del cervello di ricostruire i suoni. L'orecchio assoluto è una dote non dell'orecchio ma del cervello, ma il cervello per poterla utilizzare ha bisogno di avere una identificazione della frequenza molto precisa. La dimostrazione che una persona abbia recuperato l'orecchio assoluto dimostra quanto un impianto cocleare sia efficiente proprio nell'identificazione delle note.